ottobre 2014, quando la Banca Popolare di Bari ha annunciato l'acquisizione di due grandi banche dell'Abruzzo, la Tercas e la Caripe, la Cassa di Risparmio di Teramo e quella di Pescara. In quel momento, in quell'ultimo frangente di anno, la Banca Popolare dichiara altresì la raccolta di ben 500 milioni di euro di capitali, raccolti fra i soci e fra i privati. Questo valse alla Banca Popolare di Bari, la più grande banca del sud rimasta, di entrare fra l'elite delle banche popolari, fra le prime 10 banche popolari d'Italia. Ma questo costò anche la grande attenzione dell'allora Presidente del Consiglio Renzi, il quale fa inauditamente un decreto legge sulla conversione di queste banche, delle prime 10 banche popolari, in SPA. Questo avrebbe significato appunto che la Banca Popolare con la trasformazione in SPA sarebbe stata facile preda dei grandi interessi finanziari delle banche del centro-nord d'Italia e anche dell'estero, evidentemente. Il Movimento 2 Siciliano, l'allora Movimento 2 Siciliano, si oppose a questa conversione in legge. Scendemmo per strada, raccogliemmo oltre 500 firme in quei pochi giorni che il decreto legge consentiva e che inviamo a tutti i senatori e i deputati d'opposizione e di governo, tutti eletti al sud, chiedendo di impedire questo ultimo sfracello ai danni dell'economia e della finanza del sud. Gli unici che raccolsero questo nostro appello fu proprio il Movimento 5 Stelle, che si oppose a questo decreto legge, tant'è che l'onorevole Villarosa, eletto un onorevole di Barcellona, Pozzo di Gozzo, ci invitò a tenere una conferenza congiunta a Montecitorio. Bene, l'abbiamo tenuta, e quindi il Movimento 5 Stelle, che si opponeva a questo, sapeva molto bene di quello che stava accadendo. Molto stranamente, poi, dopo questo momento, il decreto si convertì in legge. Ci sono state delle rilevazioni della Consob su passaggi molto strani che stavano accadendo, fra cui citiamo che nel 2016, inizio anno 2016, gli azionisti della Banca Popolare di Bari cominciano a ricevere lettere sia a casa che presso gli sportelli stessi, dove si attestava che le loro azioni venivano incredibilmente decurtate. Il motivo non si comprendeva per l'azionista, per il risparmiatore, che non comprendevano. Intanto il ruolo della Banca d'Italia. La Banca d'Italia, che non aveva eccepito nulla nel momento in cui la Banca Popolare acquisiva la Tercas e la Caripe e che la Popolare raccoglieva i 500 milioni di euro, praticamente aveva benedetto questa situazione, anche se poi si è rivelata che questa operazione non era delle migliori, quella di acquisire queste banche che forse avevano dei gravi problemi interni. E così come la Banca d'Italia non ha eccepito nulla sulla questione che le azioni dei nostri risparmiatori cominciavano a essere decurtate incredibilmente e non potevano manco essere rimborsate. Quindi questo ruolo della Banca d'Italia ci ritorna incredibilmente ai giorni d'oggi, quando improvvisamente commissaria oggi la Banca Popolare di Bari rileva 1 miliardo di perdite, come se la Banca Popolare avesse potuto creare questo buco di 1 miliardo in pochi giorni. Evidentemente questa storia invece si è protratta negli anni, ma non nulla ha eccepito la Banca d'Italia in questo frangente. Cosa c'è dietro? Questo vogliamo comprendere, se non quella di continuare imperterriti a tentare in tutti i modi di trasferire i soldi dei nostri risparmiatori dalla nostra terra presso altri istituti di credito, per salvare quegli istituti di credito che sono in grande difficoltà. Ricordiamo che oggi passa in secondo ordine la situazione da default della Monte dei Paschi di Siena. Non ne dimentichiamo questi passaggi, ma intanto
Questo è un dato di fatto. Oggi il governo Conte corre a dire facciamo intervenire Mediobanca, prestiamo questi soldi, ma apre anche ai privati. Cosa significa aprire ai privati? Aprire la possibilità che la Banca Intesa, la Banca San Paolo o istituti di credito del Centro Nord possano mettere le mani sopra la Banca Popolare di Bari, l'ultima grande banca del Sud. Noi non vogliamo pensare questo. Certamente registriamo che nell'ottobre 2019, quindi solamente qualche mese fa, il governo Conte praticamente ipotizza la possibilità di creare un grosso polo creditizio meridionale, creando una banca per il Sud, che però a condizione che le banche popolari del Sud si potessero aggregare fra loro. Positivo sotto un certo aspetto, però in quali termini? Questo bisogna capirlo, perché non ci sembra che questo programma di Conte oggi venga ancora portato avanti. Era un discorso molto importante perché avrebbe raccolto comunque sia i capitali, avrebbe aggregato alcune banche come la Popolare di Bari e come capofila, perché è la più grande banca del Sud, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, la Banca Popolare di Ragusa, oppure ancora la Banca di Sviluppo, la Banca del Sud e la Popolare Vesuviana. Benissimo. Sotto certi aspetti, ma alt, perché creare un'altra banca? Non c'è bisogno, esiste la più grande banca del Sud, che è la Popolare di Bari, la quale non va salvata, va rilanciata perché laddove ci fossero stati, come ci sono stati, dei grossi problemi finanziari di questa banca, dobbiamo anche pensare alla crisi economica che attanaglia questo Stato da anni. E se si sono rivelate delle grosse perdite, delle grandi sofferenze bancarie, va anche rilevato che le nostre aziende sono in grande difficoltà. E se la Banca Popolare ha concesso dei crediti, lo ha fatto perché il suo ruolo è quello. E certamente non va dimenticato anche il ruolo della BCE, che ha praticamente azzerato i tassi. Quali sono poi gli utili per le banche se gli interessi della BCE sono pari a zero? E allora guardiamole bene queste cose, se ci deve essere l'intervento dello Stato, ci deve essere a favore della Banca Popolare di Bari, la quale deve diventare la banca popolare di tutto il Sud, capofila per tutte le altre banche. Non devono essere distrutte le piccole banche, comprese le banche di credito cooperativo, che devono avere il loro ruolo a favore dell'imprenditoria del Sud, delle nostre famiglie. Perché loro conoscono il territorio, loro conoscono la nostra gente. Certamente non è la Banca del San Paolo che può interagire a livello locale. E allora su questo noi dobbiamo fare una battaglia tutti quanti insieme. Noi scendiamo in campo a favore della Banca Popolare di Bari, ma come di tutte le banche del Sud. E lo dobbiamo fare insieme. Io mi rivolgo a tutti quei gruppi di meridionalisti, fra cui quelli campani, fra cui quella abruzzese. Dobbiamo essere per forza insieme in questa battaglia. La Popolare di Bari solo nella provincia di Napoli ha 15 sportelli come minimo, ma quindi è diffusa in Campania, è diffusa in Molise, è diffusa in Abruzzo, in Puglia, qualcosa in Calabria. Bene, e allora questo è il momento di dimostrare che la pensiamo tutti nella stessa maniera e che ci dobbiamo muovere tutti nella stessa maniera. Il mio è un appello, ma forse di più di un appello. Questo è il momento di dimostrare che siamo veramente per la nostra terra. Questo è il momento. Quindi, amici, cominciamo un'azione di sbarramento contro questo ultimo flagello. Ricordiamoci di quello che hanno fatto al Banco di Napoli. E questa è un'operazione della Banca Popolare, un déjà vu, è un qualcosa che abbiamo già visto con il Banco di Napoli. Cerchiamo di impedirlo, cerchiamo di stare tutti quanti insieme e facciamo arrivare un messaggio forte al governo Conte e a tutti quanti, quella gente, quelle persone, quelle lobby che intendono mettere ancora una volta le mani sul Sud e sulla nostra economia e sulla nostra finanza. Impediamolo.